Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi parleremo un po' di alcuni video che sono circolati ieri sui social, l'episodio di Theo e Lautaro, l'episodio di Tonali. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo come sempre gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione qui sotto tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Molto bene ragazzi, allora nella giornata di ieri sono circolati dei video, uno con protagonisti in un certo senso Teo e Lautaro e l'altro con protagonista Tonali. Chiaramente video che fanno riferimento al derby di sabato, che se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io, abbiamo vinto il Milan 2-1, che riguardano dei fatti spiacevoli nel primo video, belli e gasanti nel secondo. Allora, partiamo da quello di Teo e Lautaro. Praticamente che cosa succede? Fallo di Teo per cui il francese viene espulso, mentre sta rientrando negli spogliatoi, dei tifosi dell'Inter, che praticamente stavano sugli spalti, giusto sopra i tunnel che portano agli spogliatoi, sicuramente lo avranno un po', insomma, gli avranno inveito contro, un po' insultato e roba varia, ma diciamo sfotto da campo. Al che Teo risponde, ponendosi la mano all'orecchio, come per dire non vi sento, un po' come fece Çalhanoğlu al derby d'andata. E fin qui diciamo che bene o male sono episodi da campo che ci stanno tra giocatori, tifosi e roba varia. Sia pure siano antipatici e brutti da subire per chi ha perso, perché fa rabbia, questo è chiaro, lo diciamo. Però queste, fin quando rimaniamo in parole o comunque sia, ripeto, atteggiamenti da campo, comportamenti da campo, ci può stare. Ciò che invece non ci può stare, che è ben più grave, è ciò che fa Lautaro vedendo, diciamo, la reazione di Teo. Praticamente Teo stava scendendo negli spogliatoi e Lautaro da sopra comincia a inveirgli pesantemente contro. Si vede che la rabbia e la collera riempiono l'argentino, che in un momento fa un gesto che, ripreso dalle telecamere, lascia qualche dubbio. Allora, io mi meraviglio come nell'era, siamo nel 2022, nell'era del 4K, del Full HD, del Super AMOLED, e chi più ne ha più ne metta delle migliori tecnologie, l'unica telecamera che ha ripreso quella scena praticamente risale forse al 1900. Quindi non è nitidissimo, però pare, si vede, forse l'indizio può essere, possono essere due gli indizi che possono portare alla realtà. Pare che l'argentino faccia un gesto vergognoso, bruttissimo, orrendo. Pare che sputi su Teo che stava giù. Sono due gli elementi che fanno pensare ma non fanno pensare, ripeto, le immagini non sono chiarissime, però pare che sia così. Allora, innanzitutto, vista il rallentatore, si vede, diciamo, degli schizzi che escono dalla bocca dell'argentino. E il secondo, che è un po' più indicativo, è la reazione dei dirigenti dell'Inter che stavano attorno a Lautaro. Nel momento in cui fa quel gesto, lo prendono in maniera repentina per tirarlo fuori. Questo mi fa pensare sinceramente che sia stata una loro reazione in seguito ad un gesto pesante. Poi, per carità, lo sputo, che di solito è pu, può essere anche in una lingua argentina,
che spagnola, quel che sia, puta magari, con un insulto pesante verso la madre di Teo, resta un po' il dubbio, però sembra veramente che sia più la prima di ipotesi. La posizione del Milan e di Teo è una posizione da signori, perché pare che non vogliono aggiungere altra carne al fuoco né il francese né la società, lasciando tutto così. Però potrebbe intervenire il giudice sportivo, forse con la prova TV. Vediamo, la giornata di Serie A è finita ieri, quindi oggi si esprimerà il giudice sportivo, oggi massimo domani, vediamo che cosa ne uscirà. Certo è che anche nell'era Covid uno sputo assume, già di per sé è un gesto vergognoso, assume una gravità ulteriore, maggiorata, ripeto, in questo periodo storico pandemico. L'altro video di cui volevo parlare, ormai i social sono fonte di comunicazione, di informazione, a volte diciamo nociva e non vera, però in questo caso è tangibile perché trattasi di video ripresi allo stadio. È una scena ben più lieta, ben più felice, ben più gasante per noi tifosi rossoneri. In mezzo ci sta sempre Teo che praticamente subisce un fallo da Dumfries che l'arbitro fischia, va bene. Siamo negli ultimi minuti di partita e Teo, ci aggiungerei anche giustamente, perde qualche secondo. Dumfries va là per rialzarlo e per evitare che si perda tempo. Interviene Tonali con una cazzimma, con una leadership, con un senso di appartenenza veramente strabilianti. Interviene tra Dumfries e Teo, gli dice: lui è un mio compagno, tu non c'entri niente, vai via. A che Dumfries reagisce in maniera un po' veemente, Tonali finisce di di stroncarlo a parole, comincia a inveirgli contro con una faccia di quelle veramente di gattusiana memoria e lo rimanda a posto, continuando a dire: lui è un mio compagno, tu non c'entri niente, vai a posto tuo, ci penso io, ci penso io. Veramente un video di una, ripeto, di una leadership, ma che esprime un senso di appartenenza veramente in maniera cospicua, in maniera bella, in maniera pesante. Ecco. Questi sono i due video dei quali vi volevo parlare, ponendovi anche il nostro punto di vista. Sul secondo è chiaro che parliamo di una scena bella che rimarrà a lungo nei cuori, forse per sempre, nei cuori dei tifosi milanisti. Sulla prima credo che indagheranno, valuteranno se effettivamente si tratta di uno sputo, anche se, ripeto, sembra così. Più che dal gesto in sé, ripeto, dalla reazione dei dirigenti che erano là. Che motivo c'è portare via un giocatore se sta semplicemente parlando, alla fin dei conti? Però va bene, vedremo. Vi ho riportato anche la posizione del Milan e di Teo, che, ripeto, non sembrano voler alimentare ulteriormente fuoco e probabilmente non faranno notare niente, quindi non ci sarà probabilmente nulla, nessun provvedimento. Però stiamo a vedere, oggi si esprimerà il giudice sportivo tra oggi e domani e vedremo che cosa ne uscirà sotto. Oggi però è già giornata di vigilia della partita di Coppa Italia di domani. Stiamo attenti, rimaniamo concentrati sulle partite, sulle prossime due partite che sono importantissime, quella di Coppa Italia domani contro la Lazio e quella di domenica soprattutto contro la Sampdoria. Rimaniamo concentrati sugli aspetti prettamente calcistici e tecnici. Altre robe li lasciamo a chi di competenza. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio,
Vi chiedo ancora gentilmente una volta il like, iscrivetevi, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram, il sito internet costantemente in aggiornamento con tante notizie, una ogni ora, ogni mezz'ora, chi più ne ha più ne metta. E rimanete sempre con noi. Ieri abbiamo fatto una live splendida con Fabio del Casciavite per annunciare la nuova collaborazione, ci scambieremo gli editoriali, loro pubblicheranno da noi, noi da loro, insomma è nata questa bella collaborazione che porterà sicuramente a qualcosa di profondamente milanista. Ciao ragazzi, vi ringrazio ancora e sempre Forza Milan.